interviste impossibili. Fabio Carpi incontra Gustave Lobea. Assolutamente. Se avessi saputo che era questo lo scopo della sua visita, le avrei risparmiato la fatica del viaggio. Non è stato faticoso, anzi, l'ho trascorso reggendo. E poi dovrebbe saperlo che qui a Croazia io vivo praticamente come un eremita o come un orso. Insomma, senza vedere mai nessuno. Lo so, ma mi permetto di insistere. Perde il suo tempo. La mia risposta è no, definitiva, irrevocabile. Tre volte no, anzi 30, 300, 3.000. Mi trova esagerato? Certo, lo sono, ma io vivo nell'esagerazione. Scusi la ripetizione. Quale? Esagerato, esagerazione. Adesso è di moda sostenere che bisogna scrivere come si parla. Io invece sostengo che semmai bisognerebbe parlare come si scrive e quindi evitare le ripetizioni anche nel discorso orale, preoccupandosi sempre del bello e dello stile. Lo stile. Sapesse che fatica a Riuscire a scrivere con stile appropriato Perfino le cose più semplici come Chiuda la porta per favore O aveva voglia di dormire Capisco No, non è possibile, lei non mi può capire E se spera che io cambi idea si sbaglia La mia risposta è sempre la stessa No Intanto però Flaubert che parla del suo orrore per le ripetizioni E della sua ossessione per lo stile Mi sembra il miglior modo per cominciare un'intervista Che io non le darò È proprio ostinato Perché? Non lo sapevo? Se non fossi ostinato, crede che starei ancora qui a soffrire su questo maledetto libro che da tre anni divora tutte le mie giornate. Un libro disgustoso. Povero Bovari. Povero me. Sa quante pagine ho scritto questo mese? Tre. Tre pagine in un mese senza mai prendermi una distrazione. E vomitando dalla fatica. Ha detto un libro disgustoso. Perché? Perché... La volgarità del suo soggetto mi dà la nausea. Perché quando affronto una situazione nuova mi disgusta in anticipo per la sua volgarità. Mi creda, signore, io, non faccio altro che dosare della merda. Scusi, sa, ma se l'argomento della bovaride ripugna tanto, perché lo ha scelto? Chi glielo ha imposto? Gli amici. La tentazione di Sant'Antonio non era piaciuta. Lo hanno trovato di un infelice dirismo oratorio, troppo turgido, sovrabbondante e enfatico. E mi hanno consigliato di provarmi con un soggetto diverso di ambiente borghese, un fatto di cronaca qualunque. Può anche darsi che abbiano avuto ragione che questo della Bovari sia un esercizio utile, perfino necessario, una specie di cura disintossicante dopo le ubriacature di Sant'Antonio. Ma è certo che faccio un grande sforzo a immaginare e far parlare dei personaggi che mi ripugnano così profondamente. Comunque, ormai dovrebbe essere a buon punto. Questo non si può mai dire finché non si è finito. Se tutto va bene, ne avrò ancora per un anno, credo. Ma potrebbero anche essere due. Saranno due, signor Flaubert. Lei finirà di scrivere Madame Bovary nell'aprile del 1856. E questo come lo sa? Che cos'è lei? Un indovino? Diciamo che so leggere nel suo futuro. Anzi, se vuole sapere qualcosa, se ha qualche curiosità. Curiosità? Nessuna. Il mio futuro lo conosco già, non può riservarmi sorprese. Il mio futuro sarà identico al mio presente che non si distingue dal mio passato. Ho scritto, sto scrivendo, scriverò. Io sono un uomo penna. Sento attraverso la penna, a causa della penna, in rapporto alla penna e molto di più con la penna. E adesso si segue. Vedo che è anche lei paziente e ostinato due virtù che io apprezzo molto, sa? Va bene, risponderò alle sue domande, anche se personalmente credo che il pubblico dovrebbe ignorare tutto di uno scrittore. Quel che conta è l'opera, nella quale del resto lo scrittore, per quanto si mascheri, finisce sempre per mettersi anche troppo a nudo. E poi io seguo la massima di Epitteto: nascondi la tua vita non le sembra una contraddizione nascondere la propria vita e pubblicare, cioè in un certo senso mettersi in mostra? Caro signore, vedo che mi conosce male. Io finora non ho pubblicato proprio niente, anche se ho già scritto qualcosa. Lo so, novembre, l'educazione sentimentale, la tentazione di Sant'Antonio. E non è neppure detto che mi deciderò a pubblicare Madame Bovary. La pubblicherà. Ah, già, lei sa leggere nel mio futuro. Bene. In questo caso vuol dire che avrò ceduto alla stupidità universale e che mi sarò adeguato alla norma. Pubblicherò, perché così fanno tutti, e perché pare sia necessario pubblicare, anche se personalmente io non ne sento affatto il bisogno. Dunque lei non scrive per pubblicare. Me ne guardo bene. E perché scrive, scusi, se non le importa di comunicare? Scrivo per distrazione personale, come si fuma o si va a cavallo. Scrivo per me stesso, per me solo. È una funzione quasi animale, talmente è personale e intima. Allora scrivere le piace? No, sì, non lo so. Certo, è una strana mania passare la vita a consumarsi sulle parole e sudare tutto il giorno per rifinire un periodo. Ma la vita è una cosa talmente odiosa che il solo modo di sopportarla è di evitarla. E come, se non vivendo nell'arte? Mi creda, sì, la vita non è tollerabile che a condizione di non esserci mai. Sia dunque benedetto anche questo caro tormento della Bovary. Senza di lei sarebbe meglio morire. Un caro tormento che però lei ha maledetto ogni giorno da quando tre anni fa si è messo a scrivere la prima riga. Permetta che le legga il brano di una sua lettera. Al punto in cui sono, questo libro è diventato una tale tortura che qualche volta mi fa fisicamente ammalare. Da tre settimane dei dolori da svenire, oppressioni e conati di vomito. Tutto mi disgusta così definitivamente che oggi, se non me l'avesse impedito l'orgoglio, mi sarei impiccato con delizia. Ognuno di noi ha i suoi momenti di depressione quando il lavoro procede male. Già, soltanto che lei li ha un giorno sì e uno no, per non dire tutti i giorni. Senta anche qui. È certo che qualche volta sono tentato di mandare tutto al diavolo e prima di tutto la Bovary. Che maledetta idea ho mai avuto a imbarcarmi in un soggetto simile. Effettivamente la colpa principale è proprio del soggetto. Borghese, gretto, un vero squallore. Ma lei lo ha scelto. Doveva essere una specie di scommessa. Fare un libro su questo mondo contemporaneo che detesto, sul borghese che mi dà la nausea. Vuol dire che se non altro, questi anni di applicato lavoro serviranno da correttivo alla mia immaginazione troppo sfrenata. Parla della sua opera come se fosse già rassegnato al fallimento. Non oso sperare il contrario. Certo che se riuscissi, ah, allora avrei dimostrato quel che ho sempre sostenuto, che il soggetto non conta niente, che lo stile è tutto e che la grande arte deve essere impersonale. Sì, l'artista deve stare nella propria opera come Dio nell'universo, presente dappertutto, ma in nessun modo visibile. Lei scrive dunque questo libro senza nessuna partecipazione personale, anzi detestandolo. È così? Va bene, dimentichiamo la Bovary e mi dica invece se c'è un libro che le piacerebbe veramente scrivere. Ah sì, vorrei fare dei libri in cui bastasse scrivere delle frasi, come basta respirare l'aria per vivere. Un libro su niente, ecco quel che mi seduce, un libro senza ganci con la realtà. Che riuscisse a reggersi da solo per la forza interna del proprio stile, come si regge la terra senza alcun sostegno nell'aria. Un libro senza quasi soggetto, o perlomeno dove il soggetto fosse praticamente invisibile. Lei auspica la fine del romanzo, in ogni caso di quell'ottocentesco. Tra un secolo saranno in molti a sviluppare questo suo progetto. E invece io sono qui, incatenato alla mia, Bovary. Mi creda, non vedo l'ora di liberarmene. Non sia troppo impaziente, le garantisco che sarà un successo. E lei crede che me ne importi? Mi è del tutto indifferente, caro signore. Il successo va bene per i mediocri. Quanto a me, mi basta essere soddisfatto io del mio lavoro. Si metta bene in testa che il successo è un risultato e non lo scopo. Se l'opera d'arte è buona, se è autentica, avrà comunque il suo giusto riconoscimento tra sei mesi o tra sei anni o quando non ci saremo più. Del resto, che importanza ha? Devo dedurne che neanche il giudizio della critica l'interessa. Li Francamente no. Al giorno d'oggi la critica si preoccupa di studiare l'ambiente in cui è nata l'opera e le cause che l'hanno prodotta. Nient'altro. Può anche essere interessante, non lo nego, ma certo, così la critica si lascia sfuggire l'essenziale. La poetica dell'opera, la sua composizione, il suo stile. Ieri abbiamo avuto una critica grammaticale, oggi abbiamo una critica storica. Insufficienti tutte e due. Io presterò ascolto alla critica soltanto quando diventerà artistica, quando si preoccuperà di smontare l'oggetto del suo studio, di capire come è fatto e come funziona. Anche questa critica ci sarà, come il romanzo senza intreccio di cui parlava prima. Decisamente lei è in anticipo sui suoi tempi, signor Flaubert. Crede? Comunque, sono tempi brutti i nostri e che non lasciano sperare niente di buono nemmeno per il futuro. Democrazia, socialismo. Ecco le parole all'ordine del giorno. Lei cosa ne pensa? La mia opinione non conta. Io sono qui per ascoltare. Ebbene, io dico, e lo scriva pure, che democrazia e socialismo sono la morte della cultura. Oggi si fanno libri per tutti, si vuole l'arte per tutti, come si chiedono ferrovie e riscaldamento per tutti. Che orrore, questi tutti! Che viaggino pure in treno e che si riscaldino se ci tengono tanto, ma che non pretendano poi di leggere un mio libro come si legge il giornale che va appunto in mano a tutti. No, io non voglio piacere a tutti, perché quel che c'è di meglio nell'arte sfuggirà sempre alle nature mediocri, cioè ai tre quarti del genere umano. Piacere a tutti, che vergogna! Se questo è il prezzo della popolarità, essere ridotto al livello del giornale, grazie tante, non ci tengo. Preferisco rinchiudermi in me stesso e continuare la mia opera a testa bassa, come una talpa. Letteratura come vita. No, si sbaglia. La letteratura è il contrario della vita. La letteratura è la morte. Cosa c'è di più mortuario dell'atto stesso dello scrivere? Disseccare la vita trasporla sulla pagina scritta nell'immutabile perfezione dello stile. Ma non è un po' l'opera di un imbalsamatore. I nostri libri sono eterni, come le mummie. Noi fabbrichiamo dei cadaveri, questi fogli scarabocchiati di nero in cui si consuma un'intera esistenza. Ma ha idea lei di come io calcolo i miei giorni, le settimane, il tempo? Oggi ho scritto mezza pagina di Madame Bovary. In tre settimane ho scritto cinque pagine. In quattro mesi, ventisette pagine. Ieri non sono riuscito a scrivere nemmeno una riga. Ecco il tempo dello scrittore, di questo personaggio mostruoso e contro natura. Non le sembra di esagerare? In fondo, anche nella sua vita ci sono delle distrazioni. Luis Colet, per esempio. Già, alla quale ho scritto questa mattina. Ci incontreremo quando sarò arrivato. A pagina 94. Ma qual è la donna che potrebbe sopportare un egoismo così feroce? Del resto l'ho sempre saputo. E l'ho anche scritto una volta a mia madre. Tu dipingerai il vino, l'amore, le donne, la gloria, a condizione di non essere mai ubriaco, né amante, né marito, né niente di niente. Lo ha scritto a sua madre? Sì. Perché? Niente, è così. Dunque lei scriveva a sua madre escludendo la possibilità dell'amore. Certo. Un amore normale, regolare e stabile mi farebbe uscire troppo fuori da me stesso. Mi costringerebbe a rientrare nella vita attiva, nella verità fisica, nel senso comune. Ed è proprio ciò che mi ha mociuto le poche volte che mi sono azzardato su questa strada. Che vivano gli altri. Lo scrittore deve solo scrivere. Nella vita di uno scrittore dunque non ci sarebbe posto per nient'altro che per la letteratura? E le sembra poco. Forse è poco nel mio caso, Flaubert come scrittore non vale molto, ma pensi un po' a Cervantes, a Shakespeare, a Rabelais. Non crede che il Don Chisciotte potrebbe bastare a riempire una vita, e Amleto, Relir, La Tempesta, e Gargantua. Certo, qui si parla di giganti, di geni, ma, secondo Buffon, a volte il genio... Anche essere una lunga pazienza. Se è così, sfido chiunque a trovare qualcuno che abbia più pazienza di me. E sa cosa dice ancora il mio buffon? Quando manca il genio, la volontà lo rimpiazza. Ebbene io ho anche la volontà. Pazienza e volontà. Fossero le mie due uniche armi in questa battaglia. È troppo tardi ormai per tirarmi indietro. Cos'altro mi resterebbe? Mi annoio della vita, di me stesso, degli altri, di tutto. A forza di volontà ho finito per prendere abitudine al lavoro e adesso scrivo. Ogni giorno, come un compito, come un dovere. Possibile che lei non abbia un po' più di fiducia in se stesso? Gliel'ho già detto. Io ho fiducia soltanto nella mia pazienza e nella mia volontà. Ma in certi momenti. Mi metterei a piangere, creda. Ci vuole una volontà sovrumana per scrivere. E io non sono che un uomo. A volte da come parla si direbbe piuttosto un bambino. I compiti quotidiani, la paura di non riuscire, il dovere. Mi dica, qui a Quasè lei vive con sua madre, vero? Che importanza ha? Perché me lo chiede? E lei perché non mi risponde? Non le ho chiesto niente di indiscreto, credo. Capisco se avessi alluso a una sua amante o a quella brutta malattia che dicono abbia contratto in Oriente. Va bene, va bene. Vivo con mia madre. E allora? Allora vorrei leggerle una sua lettera a Louis Collet. Una mia lettera? Come ne è venuto in possesso? Questo non ha la minima importanza. Mi ascolti piuttosto. Dunque. A cominciare da giovedì, spedisci le tue lettere a questo indirizzo: Maxime Ducamp, presso Monsieur Gustave Flaubert. Perché le lettere che ricevo da te tutti i giorni sono attribuite a lui. E quando sarà qui, sembrerebbe strano che ne ricevesse ancora. Mi potrebbero fare delle domande. Chi potrebbe fare delle domande? Ma non lo so, qualcuno. Cioè, l'unica persona che abita qui con lei, sua madre. Mia madre, sì. Mi scusi. Lei quanti anni ha? 33. E alla sua età lei nasconde a sua madre perfino il fatto di ricevere delle lettere dalla signorina Collet? Non è un po' strano? Forse. Permette che le leggo un'altra lettera? Ormai. Non posso venire a Parigi come desideri perché devo rimanere qui. Mia madre ha bisogno di me. La minima assenza le fa male. Non avrebbe alcuna importanza per altri, ma per me ne ha molta, eccetera, eccetera. Non le sembra di aver trascurato un po' troppo la signorina Collè? Mia madre aveva bisogno di me. Questo si è capito. Dunque, tra l'amante e la madre, lei sceglie la madre tra l'amante e il libro ci incontreremo quando sarò arrivato a pagina 94 lei sceglie il libro e allora cosa possiamo dedurne che il libro è sostituto dell'amante e l'equivalente della madre non capisco naturale lei non può ne vuole capire si chiude rimuove sublima peccato che anche stavolta sia arrivato in anticipo sì un po' troppo presto perché un buon psicanalista potrebbe fare un lavoro molto serio su di lei che cos'è uno psicanalista non ha importanza, tanto dovrà farne a meno. Si figuri che il caposcuola non è ancora nato. Nascerà tra due anni, circa negli stessi giorni in cui lei finirà la sua Bovary. Senta, se è proprio vero, come sembra, che lei conosce il mio futuro, potrebbe dirmi almeno una cosa, tutto quello che vuole. Riuscirò a scrivere il libro a cui tengo di più? Salambo? Che cos'è? Ma come la sua storia cartaginese? No, no. Quello che mi interessa, quello che mi appassiona veramente, e di cui per ora ho steso solo una piccola parte, è una specie di enorme deposito di tutte le sciocchezze borghesi, semmai riuscirò a scriverlo. Ci riuscirà. Non a completarlo, ma una buona parte la scriverà. Grazie, mi consola molto. Sa cosa mi ripropongo da questo lavoro? Di produrre un'impressione di stanchezza e di noia così forte che leggendo questo libro qualcuno possa considerarlo l'opera di un cretino. Un'ambizione piuttosto stravagante per uno scrittore. Perché? Vuol dire che io mi sarò calato completamente nella mia materia. Essere la bestialità del borghese. Che delizia. Vuole sentire qualche voce del mio dizionario delle idee ricevute? Artisti, sono tutti disinteressati. Cigno. Canta prima di morire. Erezione si dice solo parlando di monumenti. Negre sono più calde delle bianche. Siviglia, celebre per il suo barbiere. Le piace? Moderatamente. Se devo essere sincero, preferisco la Bovary. Ah sì? E allora sia gentile, mi lasci lavorare adesso alla Bovary, appunto. Del resto credo che abbiamo chiacchierato abbastanza, no? D'accordo, me ne vado. Prima però mi consenta un'ultima domanda e lei risponda subito, senza pensare, la prima cosa che le viene in mente. Va bene. Pronto? Sì. Se non fosse Gustave Flaubert, chi vorrebbe essere? Ma io non sono Gustave Flaubert. Come? Ma mi scusi, allora chi sarebbe lei? Pensavo che lo avesse capito. In questo momento io sono Madame Bovary. Domani forse sarò Salambo o Sant'Antonio, non lo so. E adesso se ne vada, per favore, se ne vada, signore, e rifletta quello che le dico. Io non esisto, non ci sono. La mia persona non conta, non ha la minima importanza. Io mi annullo nel personaggio, scompaio nel paesaggio. Mi identifico in un sasso che rotola o nel grido di un uccello. Io sono il sapore dell'arsenico nella bocca di Emma e con lei mi avveleno. Io sono una carrozza, un cavallo bianco, un treno. Sono ogni parola che scrivo, ogni cancellatura, ogni esitazione, ogni virgola, ogni segno di interpunzione, ogni scarabocchio che traccio su un foglio di carta. Se sostiene di avermi visto, si sbaglia. Lei non mi può vedere perché io non esisto. E se mi ha conosciuto, allora vorrà dire che mi ha letto, perché io sono soltanto questo, signore. Un libro. E un libro, mi creda, a volte può essere... Abbiamo trasmesso l'intervista impossibile di Fabio Carpi con Gustave Laubert. Gustave Laubert era Romolo Valli, regia di Fabio Carpi.